Se Isernia dovesse perdere anche il corso di scienze infermieristiche per il centro storico sarebbe un colpo ferale. Il borgo antico, già vessato da spopolamento e crisi economica, ha un'economia fragilissima che poggia sui pochi residenti e su qualche studente che frequenta i corsi all'interno dell'ex seminario vescovile. Perdere anche i giovani che quotidianamente popolano le viuzze del borgo comprometterebbe questo delicato equilibrio con la morte del commercio nella zona. Per i cittadini, per gli artigiani, per gli stessi commercianti, è inaccettabile che la città sia privata di qualsiasi possibilità accademica e da un progetto universitario o di formazione in generale. Ed è molto grave che in un momento anche di particolare difficoltà della sanità locale venga cancellato proprio il corso di laurea in scienze infermieristiche, vista l'importanza che riveste sia in termini di prestigio che di ricadute socio-economiche. Per l'associazione è di vitale importanza mantenere una sede universitaria nel cuore del borgo storico cittadino, presso la sede di Via Mazzini. È indubbio, infatti, si legge ancora nella nota, che la presenza di un corso universitario, oltre a dare lustro e prestigio alla città, offra importanti opportunità economiche, vitali per i commercianti e per gli artigiani che ancora lavorano nel centro storico di Isernia. Noi come Associazione Commercianti Artigiani del Centro Storico di Isernia abbiamo preso una posizione forte, che è comunque spalleggiata da tutti i commercianti e artigiani appunto, che sono qui nel centro storico, perché sarebbe una perdita grave sia per il Borgo Antico sia per l'intera città non avere più una facoltà qui ad Isernia. Quindi noi ci siamo subito messi in moto, abbiamo fatto un comunicato e una PEC sia alla Regione sia al Comune, perché noi francamente le loro controversie nel darsi colpa a vicenda Comune e Regione non ci interessa molto, anche perché siamo prettamente apolitici. Ma vogliamo invece che questo corso di infermieristica, una qualsiasi università o facoltà, ci sia qui in Via Mazzini. Quindi perdere anche questo sarebbe un colpo mortale per quasi tutte le attività che sono qui sotto. Quindi noi rivolgo un appello accurato sia alla Regione che al Comune che trovassero un accordo purché la facoltà o una qualsiasi facoltà qui resti nel centro storico in via Mazzini. All'amministrazione comunale chiediamo di dare più occhio per quanto riguarda il centro storico, perché come vediamo non c'è nessuno in giro, quindi sia per quanto riguarda le attività che lavorano di giorno, ce ne sono poche, ma ci sono, quindi dare una rilevanza anche alle attività diurne e far rivivere un attimino il centro storico che sta letteralmente morendo, lo sappiamo.